Le regionali di fine marzo saranno un test elettorale importante. L'esito di questa tornata potrebbe infatti incidere sulla mappa politica del paese. Nelle Marche si vota il presidente e i consiglieri della regione e in 9 comuni il sindaco e i consiglieri comunali. Si vota domenica 28 dalle 8 alle 22 e lunedì 29 marzo dalle 7 alle 15. Partiamo dai candidati a presidente. Gian Mario Spacca è il governatore uscente. Si candida per il centro-sinistra. Nella sua coalizione ci sono il Partito Democratico, l'Italia dei Valori e l'UDC, Alleanza per l'Italia, il partito di Rutelli, i Verdi, Alleanza Riformista e liste civiche. Erminio Marinelli è il candidato a presidente per il centro-destra. Medico ed ex sindaco di Civitanova Marche, sostenuto dal Popolo della Libertà, Lega Nord, la destra e la lista Insieme per il Presidente. Massimo Rossi è il candidato per la sinistra, insegnante, ex sindaco di Grottammare, ex presidente della provincia di Ascoli Piceno. Con lui Rifondazione, Comunisti Italiani e Sinistra Ecologia e Libertà. La scheda per votare il presidente è di colore verde. Il voto disgiunto, in questo caso, è nullo. Quindi il candidato consigliere che si vota non può appartenere ad una coalizione diversa rispetto al candidato presidente che si è scelto. Sono al voto anche 9 comuni marchigiani: Macerata, Appignano del Tronto, Senigallia, Montefortino, Monte Leone di Fermo, Montelparo, Montottone, Petriolo e Isola del Piano. La scheda per votare il candidato sindaco è di colore azzurro. Qui il voto disgiunto è valido. Si può votare infatti per il candidato a sindaco e per una lista non collegata.